Sì, ma tu quando sei venuto vogliamo mantenere la calma? Allora non diciamo le pazienti, non diciamo pazienti tesoro, perché qui noi non siamo degli sprovveduti, ci sono istanze presentate a febbraio, presentate a marzo dopo che il mio amato, ex amico e sindaco, io ero sul palco con lui, candidata con lui, guarda come vengo trattata, neanche il coraggio di guardarci in faccia e dire quello che ha detto, che è l'esatto contrario e ci ha tratto lui in inganno. E neanche riesce a governare il suo ufficio tecnico. Ma di cosa vogliamo parlare? Ma stiamo prendendo in giro il cittadino, poi che noi siamo i criminali, ma ci diventi criminale. Se un primo cittadino ti dice devi fare così così, ma allora arrestate lui. Ma non che il cittadino, lui che è cittadino, ha investito in un paese dove c'è la fame, perché stiamo dicendo di fare, no mi perdoni, ma siamo stufi. Da 2 mesi, per non parlare di una vita di abusi, in questo comune che fa veramente schifo. Io ho 2 disabili, per portarli in giro, le strade sono pezzette. No, lo dico perché qui si sta mettendo puntini su delle cose che non hanno regola. È una singolarmente? Ah bene, e allora qui non pensiamo a smantellare questo, pensiamo alle cose serie. Andiamo a smantellare quelli che ci sono già da molti anni. Ma certo, ma che cosa fa? Certo, ma se la rivesta, io ho chiesto già, io voglio tutti i documenti di tutto quello che c'è. Ma lei si rende conto di cosa sta parlando, di cosa c'è accanto? Attualmente lei pensa di essere a posto. Io sì. Se le avete fatto un danno, sì. Cioè nel frattempo che facciamo? Dove le mandi 7 famiglie? 7 famiglie sono venute a lavorare qui. Dove le mandi? Per strada. Ma ancora con questa autorizzazione, ma per cortesia. Ma io lo sa cosa le dico? Che io posso aver fatto la posta di vizioso in 5 giorni con denuncia mandata all'ufficio penale. Poi vediamo una denuncia penale. Smantellamento in 5 giorni, notificata il venerdì, sabato e domenica, io mi trovo. Ma nemmeno l'avvocato che mi dice perché mi posso appellare. No, non sto dicendo questo, perché vado prima a vedere le carte, perdoni, perché lei forse non hanno detto il quadro generale. Dice una situazione. L'ufficio tecnico dice quello che può fare loro. Per legge, Massimo, che doveva avere 30 giorni minimo. Ma siamo di Giulianova tutti quanti. Siamo di Giulianova. Io la presa in giro la posso anche accettare. Dal 30 al 34. La posso anche accettare la presa in giro. Ma per cortesia terminiamola, la presa in giro. Siamo tutte persone adulte. Ma chi tutte persone adulte? È lo zimbello del paese. Comunque penso anche la ditta che l'ha montato, se l'avessi incaricata. La ditta che ha montato, dove è arrivato quel documento? Si è fermata, tant'è vero che ci sono i fili scoperti, non c'è il pavimento. Io dove sono arrivata? Dove ero arrivata? L'ho fatto. Perché ho mandato il protocollo il 28 di marzo, il 29 abbiamo iniziato a costruire e il 30 sono arrivati. Sì, ho capito, ma... Se la carno... Vabbè, risolvere, dovete smontare. Accomodatevi. Tanto ormai avete fatto ridere tutti quanti. Vorrei dire che poi nelle dovute sedi risponderanno tutti, ma risponderanno carabinieri, polizia municipale, comune e non ci lascio nessuno. Questa volta non ci lascio nessuno. Sala consigliare, dottor Cuore, i suoi 3 giorni. Io sono d'accordo con lei. Ma ci mancherebbe pure che non fosse d'accordo con me. Nelle dovute sedi l'hanno fatto tutto. Sì, non rispondono. Solo le loro sedi non hanno fatto. Non rispondono. Perché si chiede una convocazione con un dirigente per legge. Non facciamo sapere ci può citare. Ma Giulianova si può citare. Immagini lei. La dai la disponibilità? Dottor Cuore, i suoi 3 giorni? Ma che parli? Lascialo perdere, è un questo. Mettiamo in sicurezza. Io sono un cittadino, merito risposta. Sono una donna. Per educazione mi deve rispondere. Ancora non hai capito con chi sta trattando? Ma santo Dio. Si tratta di educazione. Più di questo vuoi ancora trattare, vuoi ancora parlare? Ma lascia stare. Ma non ne avete. Sì, magari. Eccola.
scusi, lei è il signor? Io sono il cittadino di Zaroli. Ma non è la pena per certe persone. Zaroli? Massimo. Allora, documento può garantire, lui mi conosce. C'è un documento? Ce l'ho. Causa che lei in questa situazione, in questa posizione. E qual è la sua causa? Io dico oggi perché lei è dovuto stare così? Perché mio marito, perché questa è la nostra impresa, è la nostra azienda, è il nostro futuro, abbiamo 7 dipendenti che oggi vanno a spasso, da oggi in avanti, è un'esposizione bancaria. Io le sto dicendo, io sto facendo il mio fallimento oggi qui. Io le sto dicendo che nelle dovute sedi si fa tutto, lei metterà in evidenza le sue ragioni. Sì, nelle dovute sedi io farò tutto, ma qui adesso voglio Corinto Pirocchi e Francesco Mastrovani. I tempi della politica, i tempi della legge sono così lunghi che possiamo morire oggi che è meglio. Almeno vorremmo una bella giornata. Sì, ho capito, ma con queste situazioni cosa risolve? È vergognoso. È vergognoso. Mi dici tu come ci viene, ma non ci viene nulla, io non ho nessun problema con lei, io non risolvo niente, lei che risolve, sta parlando con me. Io sto cercando di capire la situazione. Lei sta facendo il suo lavoro, certo. Io sto facendo il mio. Mi fa un po' passerà la mano, la forza, normale. Io sto seduto, io sto seduto. Lei si sta opponendo a una situazione di fatto. No, io non mi sto opponendo, però mi denuncio, scusa. Tanto quando mi bruci non è come vorrà stare. Sindaco, perché? Dove è andato Core? Core? Perché non rispondi? Tu ancora con Core? Core, i tuoi 3 giorni dove sono? Guarda, mi voglio prendere anche per il lavoro che faccio, mi voglio prendere la briga di una denuncia. Ma perché? Ma perché? Secondo te? Core? A voce. Oh. È l'unico pingo pallina di quell'ufficio, le hanno mandata, perché se ci dobbiamo rimazzate se le puoi via. Risponde nessuno perché io no, no, dico, non è questione di mazzali, questione di troppo. Dico, se deve rispondere, un po' risponde. Ma pure io ho studiato tutto. Pure io ho studiato, amore, tu c'hai un figlio di 8 anni. No, ma sicuramente. Però i diritti sono i diritti. I diritti sono diritti, però purtroppo tu devi sapere che l'essere umano è un essere umano. Noi siamo esseri umani. E il 27 del mese noi non prendiamo stipendi, paghiamo in casa tua. Io non sono deficiente. I rapporti che avete non lo so. No, a casa tua nel senso in sala consigliare. Io non sono deficiente che vengo a fare autogestione a casa vostra, comune, mandando 6 protocolli, mettendo le marche da bollo da 16 euro ogni volta. Io se ci sono delle autorizzazioni da fare e c'è una legge che dice che devi fare questo. Ma io l'ho fatto, questo. Era quello che volevo vogliamo fare, era il mio iter, sono risolvere. Stata. Cioè se uno dice che lei dice A, l'altro allora, dice B, vuol dire che ognuno ha le sue ragioni. No, se qual è stato il mio maresciallo, problema? Maresciallo, che volevo seguire vogliamo raggiungere un compromesso. Il compromesso non arrivare oggi a questo. Che la regola va bene. Ma quando si arriva ai casi estremi, non è che si risolve così. Per quello che sono venuto a denunciare nel vostro. Ma i casi estremi non va bene. Vabbè, ma sto dicendo un'altra cosa. Non si deve. Vogliamo fare una trattativa?
mi fa parlare con Coregelli, mi spostate, parlo con loro, andiamo a prendere il permesso, adesso va a prendere il permesso, la ditta la rimandiamo a casa, io non mi do fuoco e finisce il fuoco, mi do fuoco veramente. E lo sto scrivendo. E quale scopo? Ah? Quale scopo? Il puntiglio, compare. Puntiglio è un altro discorso e far valere le proprie ragioni legalmente. Allora, io non credo nella legge, io non credo nella legge, perché lei quando arresta una persona non riesce a fare gli atti d'arresto, eccolo già sta per qualche volta, e non dico che non è vero, perché lei oggi non ha strumenti per la legge. Legalmente, e aver ragione. Ma noi la ragione l'avevamo, ma se ci hanno fatto passare no, la fanno come si pare, capito? Sarebbe un tipo di come si pare, tutti parlano, solo che io sono attaccato, non puoi parlare. Fermo, ce l'abbiamo un'altra, coglione, coglione, ce l'abbiamo un'altra, ti ho segnato. Se non avete mai attenzione, denuncio per furto e benzina, ci sono le accise. Coglione, coglione, coglione. Massimo, oh, mi ha rubato la benzina, era mia. Facciamo la denuncia. Posso fare la denuncia a questione che mi ha rubato la certo. Nota? Allora mi scrivi la denuncia. Quello è un nulla facente. E poi dico però tu. No, la denuncia non è ora, la denuncia me la scrivi. Che la voglio fermare. Quindi no. Fa venire il comando per qua. La facciamo qua. Mi chiami una. Massimo. Ma quello non è altre fatte. Massimo. E scemo. Guarda, digli di riportarmela subito. E digli come mi chiamo. Ma questa è la realtà di Giulianova, la gente ti ruba e nessuno fa nulla, in presenza delle guardie, nessuno fa nulla, questo è Giulianova, è un furto, ma lei sta dicendo, lo sai che io l'ho pagata la benzina, è un furto, dicendo, è un furto, furto. Vabbè, ma basta, ha rubato, quello che dice. Ha rubato? Ha rubato. Non gli può fare niente perché non c'è un cazzo, ma se dici delle cose in evento attività, nessuno si è girato a correre, ci si può discutere, vabbè, non l'ho rubato, quello ha rubato, giusto? Sì, ci sono le riprese. Che gli hanno dato 50 euro per fare questa cosa perché deve mangiare, si deve fare il bicchiere quello, perché io lo conosco, lui lo conosce. No, si allora. Dovrà comprare la droga. Allora, questa è Giulianova. No, signor Zorini, lei è stato visto che, ha visto che mi hanno rubato la non benzina. Non si mantiene, ma sempre la figlia di lavorare con un contratto tempo indeterminato. No. Sono di in dialetto. Lo pure io. Prima, no, oggi. Sì, scritte con PEC e con sì, ma lei la mattina perché zanzato, si presenta l'ufficio, si mette lì, aspetta, e dice oggi devi uscire qua. Cosa faccio? Io devo lavorare, io non ho tempo da perdere, io la mattina capito. Porto mio figlio a scuola. Sì, ma dopo che ha portato suo figlio a scuola, si piazza all'ufficio del sindaco e aspetta che non il sindaco. Mi riceve. Di là passerà. Aspetta, ma non mi riceve. Non la riceve oggi. Cosa faccio? Non la riceve domani. Faccio chiamare? Per i suoi impegni, sicuramente dopo domani chiamare? La riceverà. Oh, non dica così perché non riesce a parlare così. Non ci riesco. Vabbè. Non risponde, l'abbiamo chiamato anche ieri in diretta, non risponde. Ho capito, ma è normale. Se una persona non è normale, impegni, sei il primo cittadino, non è normale. Giulianova 2020 non era questo. Se un iter Giulianova 2020 non era questo. Se un iter è stato fatto, lei si ricorda l'ultimo giorno di andare a parlare così? Io non mi sono ricordato. Quanto tempo? Io sono esattamente dal mese di gennaio che cerco queste cose. Protocolli datati 17 febbraio. Però un giorno ci perda tempo, ci perda tempo, io devo perdere tempo a con chi dico una vita con volta. Lui è il primo cittadino, deve essere lui il primo a perdere tempo con me. Sono altre strade da seguire, sicuramente non questa. Noi l'abbiamo seguito. Beh no. Sì. Io dico io, guardi, faccia cacciare sì, le carte, mi creda. Anche faccia mettere fuori ufficio. Le carte dall'ufficio, tanto le possono anche imboscare, ma io le copio. Ho capito, ma se il comune non ha lasciato l'autorizzazione, non è che può fare senza. No, ma infatti noi non abbiamo detto ciò, non abbiamo detto ciò. È solo che arrivare a fare una denuncia per abuso edilizio su una pratica presentata e non rispondere nei termini di legge dei 30 o 10 giorni, mi dica lei in quale modo si è andati in conversione. Che alla sì, fine però, è stata lei. Ho capito, però sì, io l'ho capito anche lei, ci vuole l'avvocato e ci vogliono le dovute sedi. Una volta che le dovute sedi, è inutile. Cioè uno deve aprire l'attività in questi termini, secondo me aprire l'attività non è possibile, cioè secondo me non No, ma mi perdoni, lei è di Giulianova? Da quando è stata?
Tanto. Quindi immagino che sappia anche le altre realtà lei, ovviamente. Parlo oggi, lei mi parla di questo, però se permette io ovviamente oltre a questo voglio vedere anche il resto. Ma io oggi smantello, ingegnere, oggi smantellano anche chi non sono autorizzati, giusto? Oppure perché non c'è il regolamento per i peon, abbiamo fatto tutto l'abusivismo in questo comune. Dica lei. Si avvale della facoltà di non rispondere, quello che avete fatto per due mesi. D'altronde. È il comandante della finanza. Chi è, Vincenzo? Sì. Per solidarietà un altro. Io voglio Corinto Pirocchi. Puoi scordare. Attenzione, c'è quella benzina. Non fumare qui vicino, che l'abbiamo anche buttato. No, esattamente, Corinto Pirocchi e Francesco Massimo. Non so che dai, no, deve arrivare prima. Corinto Pirocchi, gli devo consegnare le mie chiavi. Le consegno solo a Corinto Pirocchi o Francesco Mastromauro, a uno dei due. Decidete chi può venire, chi vuole venire. Fate voi. Il furto in diretta, nessuno fa nulla. Nessuno fa nulla. Giuliano, Pirocchio Francesco Mastromauro. Chi viene, cronista? Qua non si sconda niente. Dobbiamo dire che ti voglio chiedere solo. Come cazzo si chiama quello che mi ha fregato la benzina? E mi perde la benzina immediatamente. Se no la vado a prendere io. La venite a mangiare, non fai un cazzo di niente, Mastromauro.